Buongiorno da Teletruria, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di oggi, mercoledì 1° giugno. Nostra ospite tra poco sarà la responsabile della redazione della Nazione di Arezzo, Erika Pontini. Nelle pagine nazionali dei quotidiani oggi c'è molta economia e c'è anche molta cronaca. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. L'inflazione sale al 6,9%, Visco avverte evitare vane rincorse tra prezzi e salari. E poi la stima al rialzo, la sorpresa del PIL nell'articolo di Andrea Ducci e l'invito da Palazzo Chigi sullo scudo anticarovita. Daniele Manca scrive che la parola Ucraina è stata tra le più pronunciate da Visco ieri, 16 volte. La crisi nel cuore dell'Europa provocherà un altro periodo di incertezza dopo quello dovuto alla pandemia. Sbagliare ora su inflazione, prezzi, salari sarebbe grave. E poi a centro pagina le sanzioni efficaci in estate, ha detto Draghi ieri dopo l'accordo in Europa. Il primo sì a un tetto per il gas arriva da Bruxelles. E su Salvini, Draghi ha precisato che l'Italia è ancorata all'Unione Europea e al G7. Intanto il sindaco di Severodonetsk ha fatto sapere che ci radono al suolo sul fronte appunto della guerra in Ucraina. L'editoriale di Antonio Polito sul 2 giugno e la doppia lezione di storia e politica. Il bimbo di 13 mesi che cade dal balcone, è stata arrestata la babysitter accusata di tentato omicidio, c'era solo lei in casa con il bambino. Per i PM non si è trattato di un incidente, dalla donna non è arrivata nessuna spiegazione riguardo al gesto. E poi io e le madri di chi ha ucciso il mio Niccolò, parla la mamma di Niccolò Ciatti, intervistata da Marco Gasperetti. Non un cenno, non uno sguardo di pietà, non una parola, così la madre Cinzia racconta, ferma davanti alle mamme degli assassini ceceni. Che avrei fatto io al posto loro? Ha detto, avrei fatto la mamma, ha chiesto perdono. E poi a centropagina la bella foto di Martina Trevisan, è in semifinale a Parigi, la lotta contro l'anoressia, il ritiro e poi appunto l'impresa, il risultato. Quando è tornata in campo ha iniziato appunto la lunga scalata nella classifica mondiale, la Trevisan 29 anni, adesso in semifinale al Roland Garros, riscrive la storia del tennis femminile italiano, si legge nell'articolo di Marco Calabresi. L'ultima volta che una tennista italiana è arrivata alle semifinali sulla terra di Parigi fu nel 2013, era Sara Errani, è la prima tennista italiana nel ranking, per la prima volta sarà nelle 30 e ha un'occasione unica, quella di avanzare ancora e continuare a mostrare sorriso e dritto mancino in mondovisione. Martina è stata più forte di tutto, sarà un esempio per tutte coloro che di anoressia ci soffrono ancora e che vedendola giocare a tennis capiranno che se ne può uscire. Oggi alle 15 l'appuntamento con appunto la semifinale. Andiamo all'interno, ne abbiamo parlato ieri di questa notizia di cronaca che arriva da Napoli, l'acido alle sorelle sfregiate, è stata la zia 22enne che ha confessato, le ho aggredite io, è svolta nell'inchiesta, è stata arrestata dopo l'interrogatorio. E poi la lezione della L'avvocato partigiano Carlo Smuraglia è morto a 98 anni, l'ex presidente dell'ANPI, le sue parole sul sostegno alla resistenza ucraina. In prima pagina su Repubblica la morsa dell'inflazione, bene il PIL ma cresce il costo della vita, più 6,9%, rialzo maggiore dal 1986, aumentano energia e carrello della spesa, è l'allarme del governatore di Banca Italia sul no a rincorse tra prezzi e salari. Nel nostro paese gli stipendi sono fermi da 30 anni. E poi il piano Draghi, nuovi aiuti, 1 miliardo al mese contro il caro benzina, si studia un nuovo taglio delle accise ad agosto. Il commento di Carlo Cottarelli sugli interventi mirati e poi la lotta contro l'apocalisse.
Clarisse di Francesco Guerrera. Abbiamo sofferto 2 anni di pestilenza, siamo nel piano della guerra, dobbiamo assolutamente evitare la carestia, scrive Guerrera. La sfida economica dei nostri giorni è diventata una lotta contro i cavalieri dell'Apocalisse. Nella fotonotizia lo vedete, il grano in un silus ucraino attaccato dai russi nelle vicinanze di Donetsk, e poi la regia turca per sbloccare il grano, mentre sul campo Severodonetsk sta per cadere. Andiamo di spalla, Salvini, 4 visite a Azov per scavalcare il premier, gli incontri all'ambasciata russa e il narcisismo dei leader nel commento di Marco Belpoliti. Poi il caso dei cyber guardiani che hanno fermato l'attacco. Tutto potrebbe ancora accadere, ma quello che è successo è già abbastanza. Si legge nell'articolo: l'Italia nelle ultime 24 ore è stata a teatro di un combattimento come mai se n'erano visti nel nostro paese. La sua infrastruttura più strategica in materia di sicurezza informatica è l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che è finita sotto attacco da parte degli hacker russi del collettivo Killnet. I nostri tecnici per 10 ore hanno affrontato la mole di dati che i russi in 3 momenti diversi della giornata hanno scaraventato contro di loro, e sono riusciti a non mandare in blocco l'infrastruttura e a reggere il colpo. Anche qui poi vediamo la foto della Trevisan in semifinale, una vittoria sull'anoressia. All'interno le famiglie alla prova della spesa impazzita: taglieremo ancora dai supermarket del centro di Milano a quelli di periferia il viaggio tra i clienti alle prese col caro prezzi. Con 1.300 euro al mese il cibo ormai è un lusso. Siccità e caro petrolio fermano il grano, il raccolto italiano perde fino al 30%. A pagina 7 quindi si torna a parlare della crisi alimentare. E poi il piano turco, la tela di Erdogan per arrivare ad agosto al cessate il fuoco. Questo è il piano turco sostenuto da Stati Uniti, Unione Europea, Nazioni Unite. Il primo test è appunto sul grano di Odessa. Intanto l'8 giugno Lavrov sarà in Turchia. Nella prima pagina del QN la beffa della benzina che costa sempre di più. L'Europa si accorda l'embargo al petrolio russo via nave soltanto tra 8 mesi, ma i prezzi alla pompa aumentano subito. Inflazione al 6,9%, record dall'86, e poi il duello sui salari bassi. Sbagliato alzarli, dice Banca Italia, e il viaggio a Mosca, l'indagine sul consulente di Salvini. Nella fotonotizia quanto accaduto a Modena, il piccolo di 13 mesi grave, accusata la babysitter di tentato omicidio. In taglio basso, sopravvissuto alla strage, si è risvegliato dal coma. Nicolò ha riaperto gli occhi. Suo padre, lo ricorderete, il caso avvenuto in provincia di Varese, ha massacrato la madre e la sorella. Nicolò comunica con un dito, ma non sa ancora che la madre e la sorella appunto sono morte. Il quadro clinico resta complicato, non si sa quali siano i danni neurologici. E poi Martina, come una favola, rinata dopo l'anoressia. In taglio alto la drammatica udienza in Spagna, la madre di Lorenzo Ciatti, così quella notte seppi che non c'era più. E poi le spese di Pereira, il sovrintendente del Maggio Fiorentino. Anche la procura apre un fascicolo. Siamo alla prima pagina della Nazione di Arezzo. Saluto Erika Pontini, responsabile della redazione. Buongiorno Erika, bentornata. Grazie, buongiorno a voi. Come ogni mercoledì, più o meno, ci troviamo a commentare la nuova udienza del processo Coingas che vediamo anche nella prima pagina. Cos'è successo ieri? Allora, ieri innanzitutto si è messo un punto ai testimoni dell'accusa che con l'audizione dell'onorevole Dettore sono esauriti. E soprattutto è emerso, cioè, già si sapeva che il presidente del collegio avrebbe lasciato per andare in maternità, ma ieri è stato comunicato ufficialmente che il prossimo martedì sarà
l'ultima udienza in cui presiderà il processo. Dopodiché sarà nominato in maniera tabellare a seconda di chi sostituisce, c'è cioè un meccanismo interno proprio per evitare che, perché il giudice deve essere il giudice naturale, per evitare che qualcuno lo scelga, che venga scelto un giudice, subentrerà un altro presidente del collegio già dalla data del 21 giugno e sarà fatta un'ulteriore scaletta del processo, quindi è anche probabile che se non luglio si vada direttamente a settembre per terminare poi i testimoni della difesa. È una norma di relativa recente introduzione, quella di consentire che ci sia un cambio in corsa del giudice, ma che sicuramente toglie poi al processo il pathos, le sensazioni di sentire un testimone in diretta invece che leggere i verbali delle trascrizioni delle udienze. E questo ovviamente sia per le tesi dell'accusa che per le tesi della difesa, insomma, a seconda poi di chi è stato sentito. Però siamo agli sgoccioli del processo, diciamo, più delicato che sta coinvolgendo in questo momento la politica aretina. La carica dei 6.000 invece è il titolo della fotonotizia della prima pagina. I 6.000 sono gli studenti che si apprestano a svolgere gli esami di maturità. Sì, di maturità e di terza media, perché insomma, è iniziato un po' il conto alla rovescia. Se pensiamo che le scuole medie finiscono le lezioni il 10 giugno e che gli esami devono essere terminati entro il 30 giugno, a seconda poi delle indicazioni delle singole scuole, cioè, ci sono un poco meno di 3.000 ragazzi che stanno studiando per un esame che quest'anno è un esame quasi pre-pandemia, ci sono ancora degli accorgimenti sia per gli iscritti sia per gli orali di maturità e di terza media. Abbiamo sentito anche qualche ragazzo e anche ad Arezzo poi la polemica, quella che sta imperversando un po' nel resto d'Italia, l'obbligo di mascherina per andare a fare gli esami e sullo sfondo anche l'ipotesi, come è emerso negli ultimi giorni, che ci sia un problema tecnico da parte del Ministero per togliere un obbligo che in questo momento viene ritenuto inutile e difficoltoso per i ragazzi che comunque si trovano a sostenere una prova importante per il loro percorso di studi e anche per la loro vita, perché per i ragazzi della terza media poi è il primo esame vero che sostengono e farlo con la mascherina con 30 gradi, capisco che sia abbastanza complesso. E poi a proposito di rincari di cui si sta parlando in questi giorni, da noi diciamo, si sta molto parlando della Tari, del rialzo delle tariffe, ci sono due comuni della Val di Chiana che stanno studiando come cercare di combattere questi rincari. Sì, sia Castiglioni che Cortona hanno deliberato un aiuto economico per le utenze domestiche, Cortona per le utenze sia domestiche che non domestiche, Castiglioni. La problematica è molto ampia e sta coinvolgendo ovviamente tutti i comuni, dalla tariffazione decisa da ARERA, che ovviamente penalizza poi alcune categorie. Arezzo, per esempio, ha inserito dei correttivi nei coefficienti per spalmare su altre categorie, dico per dire gli ospedali piuttosto che le case di cura, l'aumento in bolletta che comunque subiscono le utenze domestiche, penalizzati ovunque i single, nonostante i rifiuti poi siano quelli prodotti da una persona sola. Sono sempre quelli, ma fino a che non si arriverà a una tariffa puntuale, fino a quando non ci sarà veramente la differenziata di cui si parla da tanti anni, non inciderà realmente poi sulla bolletta. Io credo che questa tariffa sui rifiuti, sia vista veramente male dai contribuenti, dai cittadini che preferirebbero ovviamente pagare per quello che consumano realmente in rifiuti piuttosto che per degli anomali calcoli che nemmeno riescono a capire. Certo.
giustamente. Grazie a Erika Pontini, responsabile della redazione della Nazione di Arezzo, di essere stata con noi oggi. L'auguri di una buona giornata e di un buon lavoro, Erika. Alla prossima Grazie, settimana. buon lavoro anche a voi. Proseguiamo la rassegna stampa, restando sui quotidiani locali. La prima pagina del Corriere di Arezzo: lavoro perché i giovani dicono no. Marco Pesci, segretario della Filcams CGIL, dietro l'offerta ci sono e ci possono essere stipendi bassi, nessuna prospettiva per il futuro. Perché, appunto, racconta Pesci a Francesca Muzzi, che firma l'articolo, non basta. Basta dire la parola offro un contratto, perché a volte dietro questo si nascondono delle illusioni lavorative. Poi il caro bolletta: in 5 mesi i costi di un anno, l'allarme anche dei negozi alimentari, come abbiamo visto anche nelle cronache nazionali. Simona Ferrini, presidente di Fiesa Confesercenti, parla di aumenti anche per i trasporti e per la logistica. Nella fotonotizia lo vedete per quanto riguarda la nomina del nuovo vescovo di Arezzo. Salvi torna in poll per Arezzo, è la notizia. Monsignor Marco Salvi qui nella foto insieme al cardinal Gualtiero Bassetti fa le prove da vescovo, torna in poll per Arezzo, si legge nell'articolo all'interno. L'ex parroco di Anghiari succede intanto a Bassetti, che lascia per limiti di età e traghetta la diocesi di Perugia, città della Pieve, fino all'arrivo del titolare. E poi in taglio basso il vaiolo delle scimmie, il paziente aretino che è tornato a casa, le sue condizioni sono buone. Le tante iniziative per i 54 anni della fiera antiquaria, che saranno festeggiati con tanti artisti di strada sabato e domenica, tanti gli appuntamenti per il compleanno. Tornano anche l'eleganza dei dandy per una raccolta fondi, e la street art, un'edizione più ricca del solito che unisce spettacolo e bellezza, dice l'assessore Chierici. Nell'home page di Arezzo Notizie, anche qui si parla dei rifiuti. Dal 2026 previsti solo due termovalorizzatori per tutta la Toscana, quello di San Zeno e quello di Poggi Bonsi. C'è carenza di impianti e solo lato sud resterebbe autosufficiente nella gestione del ciclo, perché gli impianti di Livorno e Pistoia dovrebbero chiudere entro il prossimo anno, e quindi ci si chiede dove finiranno tutti i rifiuti della regione non riciclabili. Arezzo avrà il suo hospice, c'è cioè la firma della regione per 4 milioni e mezzo di investimento, e poi anche qui il processo Coingas e cosa è successo in aula ieri, le dichiarazioni dell'onorevole Dettore Bardelli: se mi avesse dato indicazioni avrei fatto il contrario. C'è tempo per vedere anche la prima pagina del Corriere Fiorentino. Ritroviamo subito il secondo giorno di testimonianze in Spagna per la morte di Lorenzo Ciatti. Parlano i buttafuori, dopo il massacro la musica è ripartita, i ceceni impassibili durante l'udienza, le lacrime di mamma Cinzia. E poi in taglio centrale anche qui ritroviamo il sovrintendente Pereira che si difende, i PM indagano sotto torchio a Palazzo Vecchio, la procura apre un fascicolo sulle spese. Ho salvato il teatro, non sono un truffatore, ha detto il sovrintendente. La cronaca con le risse con coltelli e bastoni alla Fortezza d'Abasso a Firenze, 3 feriti, uno è grave. E poi la bella storia della fiorentina Martina Trevisan in semifinale a Parigi: così ho sconfitto l'anoressia, dei disturbi alimentari, se ne parla molto in questi giorni. Lei che registra un record per voltare pagina come in un sogno. E poi invece la brutta notizia: in gita ma senza Cosimo, manca il bus per disabili. I compagni sono andati in gita, lui è rimasto da solo in classe. La disavventura di Cosimo, 9 anni, rimasto escluso per mancanza di un pulmino.
e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa questa mattina. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona festival, una buona festa della Repubblica e vi do appuntamento con la rassegna stampa venerdì mattina.